Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi ti voglio parlare della microreazione, o quella come amo definirla scherzando, il simulatore del vecchio spifforo, ma in realtà è quello che è, perché ti tiene spostata la finestra di pochi millimetri, crea appunto uno spifforo, la finestra rimane praticamente aperta, cioè per un addetto ai lavori non è una finestra chiusa, ma è una finestra aperta, è una finestra che non ti fa nessun tipo di risparmio energetico. Quindi se vuoi cambiare le finestre e vuoi farlo per prendere la microreazione, ti consiglio di tenere le vecchie finestre, avrai lo stesso risultato di risparmio energetico, ovvero zero. Ti dico questo anche se prendi le mie finestre, perché tutte le mie finestre hanno la microreazione. Non è che dico che non va bene perché faccio un po' come la volpe fa con l'uva, ma è una cosa che consiglio a tutti di non usarla, o almeno di non usarla in inverno, perché in inverno non va bene. In inverno si aprono le finestre totalmente per cambiare aria o finestra chiusa. Neanche la ribalta va bene in inverno. La potresti usare la microreazione in primavera, autunno o in estate. Ricordati però che la finestra non è in sicurezza, quindi non andare via di casa con le finestre in microreazione, mi raccomando, perché qualsiasi persona che sa un minimo di finestre entrerebbe in casa senza fare nessun rumore, senza fare scassi, ma facendo molti danni. Detto questo, ti saluto e al prossimo video. Ciao!